Good morning a tutti Poi e un voi, saluto. ancora una volta, dalla nostra cucina di Argentera, in cui viviamo alcuni pochi giorni di campeggio con l'ultimo turno. Oggi siamo ancora al Vangelo di Giovanni, al versetto 35. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. Già qui c'è una bellissima immagine che Gesù passa, che Gesù esprime il movimento di Dio. E Giovanni è fermo, come una statua, eh? E lo guarda, ecco, e lo fissa. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui di cui io sono testimone. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Che cosa cercate? Ed è una domanda che vale la vita, è una domanda 0-99 anni. Che cosa cercate? Che cosa cercate voi quando ascoltate il Vangelo? Che cosa cercate voi quando andate a messa? Che cosa cercate voi quando frequentate una parrocchia? Quando frequentate un movimento, che cosa cercate voi quando pregate? Che cosa cercate? E loro rispondono: Maestro, dove abiti? Cioè, dov'è la tua verità? Dov'è il tuo segreto? Dov'è quello su cui tu hai fondato la tua vita che a noi affascina? Venite e vedrete. Sto riassumendo e semplificando un po', eh? Venite e vedrete. Bellissima questa cosa. Venite e vedrete. Perché se non ti metti in movimento, se non vieni, non potrai vedere. Venite, presente, vedrete, futuro. Mettiti in gioco e Gesù Cristo ti mostrerà su cosa lui ha puntato la sua vita, su cosa è la sua verità. Lo scopriremo alla fine del Vangelo. Qual è la sua stabilitas? Qual è la sua stabilità? La sua stabilità è l'Abba, l'Abba che è solo amore. Che cosa cercate? Riprendiamo questo interrogativo nella nostra memoria. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, le cose belle sono che ho cominciato a preparare questo campo, ho dedicato molto tempo alle riflessioni, allo scrivere, insomma, al pensare ai ragazzi che sarebbero venuti qua, e adesso ci siamo. Ale, buona giornata! Un abbraccio a tutti voi e grazie veramente sempre a tutti quelli che scrivono, non commento, ma mi fa piacere vederli.